Buongiorno, buongiorno a tutti, cari ascoltatori, è di nuovo con noi Marco Ghisetti. Ciao Marco. Ciao, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao, allora, siamo alla seconda puntata, al nostro secondo incontro. L'altra volta abbiamo avuto un'interessantissima discussione su quella che è una vocazione della Germania a guardare a est. Ora facciamo un piccolo approfondimento su un testo di cui hai curato la pubblicazione, il blocco continentale di Karl Haushofer, che vediamo appunto la copertina, è già disponibile in libreria, giusto? Si può ordinare direttamente anche dalla casa editrice. Sì, esatto, è stato proprio stampato questa settimana, quindi è fresco, fresco come il pane. Ok, ancora caldo di rotativa. Benissimo. Ecco, noi in questa puntata vedremo appunto intanto che cosa ci diceva il buon Karl, cosa scriveva nel periodo in cui è vissuto e scopriremo che tra le cose che ha detto, molte, molte ci sembreranno familiari e capiremo bene perché. Marco, a te la parola. Raccontaci un po', come sei arrivato a interessarti di questo autore anche. Sì, beh, grazie dell'invito. Mi sono interessato a questo autore perché lui è indubbiamente il padre della geopolitica tedesca, cioè è colui che ha animato il periodo della riflessione geopolitica tedesca interbellica a cavallo delle due guerre mondiali. È un autore conosciutissimo, famosissimo anche oggi, perlomeno in accademia o anche solo per sentito dire, sebbene non tanto conosciuto, poiché i suoi testi non sono sempre stati tradotti nelle lingue esterne. Poi successivamente fu messa una generale damnatio memoria sul suo pensiero, ma anche su quella sulla geopolitica tedesca in generale, poiché fu detto che aveva giustificato le politiche imperialiste del Terzo Reich, anche se leggendola si può notare che le cose erano molto più complesse, molto più variegate, e anzi, come poi ebbe a dire Ernesto Massi, uno dei fondatori della geopolitica italiana: la geopolitica è pratica prima che essere dottrina o teoria. Chi la pratica non la studia, ma chi la studia potrebbe essere indotto a praticarla. Ed è quindi perciò logico che chi la pratica impedisca agli altri di studiarla. Ecco, e da qui si È può capire vero. perché questa damnatio memoriae nei confronti di questa disciplina, che invece ci può essere molto d'aiuto per comprendere le dinamiche internazionali. Mi sono interessato in particolar modo a questo lavoro che abbiamo appena pubblicato inedito in italiano. Penso che oltre al testo tedesco originale sia stato tradotto solo in russo. Non mi sembra sia stato tradotto né in inglese, non in francese, né nelle altre lingue europee o anche solo asiatiche. Eppure uno dei testi più famosi, anche uno dei testi un po' più no, oscuri, ma non nel senso che non si capisce quello che c'è dentro, ma proprio perché è un testo scritto dal 39 al 40, pubblicato poi nel 41, ovvero all'apice della potenza tedesca in Europa, che era appunto quello che noi avevamo visto nella scorsa puntata, dove ripercorrevamo la nascita del Reich bismarckiano, la politica di potenza, il tentativo di organizzazione da parte della Germania, e perché la Germania ha questa tendenza a organizzare attorno a sé come un sole, ecco, che attrae tutti gli altri stati necessariamente più piccoli. Abbiamo fatto l'esempio del palmo e delle dita, quindi la Germania, il palmo, poiché è proprio in centro alle pianure tedesche, gli altri stati più piccoli si irraggiano dalle pianure tedesche, e questo permette alla Germania di dare forma al complesso e di attrarre a sé gli altri, pur non essendo niente senza gli altri. È un testo quindi che abbiamo deciso di, vabbè, tradurre, fare un'edizione critica, poiché ci sono anche delle note a piè di pagina che permette anche a una persona che non è necessariamente esperta di seguire la lettura.
del testo, poi è stato prefazione di Matteo Marconi, che è professore di geopolitica e studi strategici presso la Sapienza di Roma, e vabbè, poi ci sono io, che sono il direttore della Collana Classici della Geopolitica, che ho fatto una postfazione. In particolar modo l'interesse di questo testo, e così come vedremo i paralleli che si possono fare adesso, nasce dal fatto che in esso il generale tedesco era indirizzato essenzialmente alla classe dirigente tedesca di allora, e la invitava, una volta che la Germania aveva ottenuto una egemonia essenzialmente in Europa, poiché in Europa non vi erano più quelle che i tedeschi allora chiamavano le spade nel continente degli inglesi. Ecco, poiché la Francia, alleata anch'essa dell'Inghilterra, era stata sconfitta. La Polonia, gli altri stati dell'Europa centro-orientale, quelli che adesso vediamo essere quasi i più guerrafondai, eccetera, eccetera, sostenuti dall'Inghilterra, quindi sostenuti dalle potenze marittime occidentali, erano stati spazzati via, essenzialmente dall'azione congiunta di Germania e Unione Sovietica. Successivamente anche la Norvegia viene conquistata dalla Germania, e tutti questi stati erano usati come basi d'appoggio e per proiettarsi dagli inglesi essenzialmente dentro il continente europeo, e in qualche modo quindi evitare tramite la propria influenza, il proprio peso da potenza oltreoceano o oltre la Manica, quindi al sicuro da un'eventuale invasione tedesca, ecco, proteggere gli altri stati e tramite questo evitare che si formasse una egemonia, poiché è essenzialmente la penisola europea per una potenza marittima, siano essi gli Stati Uniti o l'Inghilterra, non deve unificarsi, ecco, non può essere unificata, poiché altrimenti si genererebbe, essendo l'Europa, uno, secondo la geopolitica anglo-statunitense, uno dei tre principali centri di potenza mondiale, qualora si unificasse, questo sarebbe un centro di potenza molto superiore a quello degli Stati Uniti o dell'Inghilterra, ecco. E quindi il loro impero transoceanico rischierebbe di sparire, perché poi l'Europa, come la Germania, come abbiamo visto nella scorsa puntata, si proietterebbe in altre zone del mondo, nel vicino Oriente, nel Nord Africa, fino in India, e da lì farebbe perdere alla potenza marittima le proprie colonie, ecco. In particolar modo, in questo testo, il generale Haushofer propone, si spinge in un certo modo, facendo quasi una sintesi della propria esperienza intellettuale, invita la classe dirigente tedesca essenzialmente a pensare per continenti, cioè a non fermarsi alla piccola Europa, cioè non pensare in una maniera eurocentrica, ma cercare di capire quali sono i cambiamenti nella politica mondiale, e da lì far capire alla Germania quello che dovrebbe fare. Nello specifico, Karl Haushofer invita la classe tedesca a mantenere in vita l'alleanza con l'Unione Sovietica, che era esattamente quella che aveva permesso innanzitutto alla Germania sia di conquistare l'Europa centro orientale, quindi togliendo quelle spade nel continente degli anglosassoni essenzialmente, ma soprattutto di connettersi alla Russia. Russia, Unione Sovietica, cambia poco in questo caso. In quel caso intendevano la Polonia. Sì, ecco, e Haushofer quindi una volta era stata proprio l'alleanza con l'Unione Sovietica, innanzitutto a liberare l'Europa centro-orientale, liberare ovviamente dalla prospettiva tedesca, dalle spade nel continente inglese, cioè da quelle potenze che si frapponevano tra la Germania e la Russia. Ed era sempre stata l'alleanza, comunque l'intesa con la Russia sovietica, che permetteva alla Germania di non soffocare dal punto di vista economico, poiché essenzialmente una volta che la guerra fu cominciata, gli inglesi imposero il blocco totale su tutto il continente sotto l'egemonia tedesca, secondo quella che
viene definita la politica dell'anaconda, ecco, quindi di un blocco marittimo che blocca tutta l'economia tedesca, quindi blocca il rifornimento di materie prime, di viveri, e infine anche sperando di far crollare di stenti o comunque di bloccare l'economia della potenza rivale. La Germania non crollava e non poteva crollare in quel frangente proprio perché erano le risorse russe che potevano arrivare liberamente dalla Germania, direttamente dall'Asia, arrivavano derrate alimentari, metallo, tutto quello che la Germania serviva, sia per proseguire lo sforzo bellico, eventualmente contro gli inglesi, qualora gli inglesi non fossero venuti a pace con una Germania egemonica sul continente, sia per proseguire la politica di organizzazione dello spazio che era stata lanciata dalla Germania essenzialmente di Bismarck. Ecco, quindi per ironia, possiamo ricordare un fatto che poche ore prima dell'inizio dell'operazione Barbarossa un intero treno carico di carbone consegnava dall'Unione Sovietica verso la Germania un carico prezioso appunto per l'industria bellica tedesca. Ecco, quindi fu credo anche l'ultimo arrivato, perché poi dopo con l'inizio della guerra questo commercio che permetteva alla Germania di prosperare comunque nonostante il blocco anglosassone cui facevi accenno, loro lo interruppero di fatto. Sì, ma in realtà anche il giorno stesso dell'inizio dell'operazione Barbarossa, il ministro degli esteri sovietico Molotov telefonò al proprio collega Ribbentrop, il ministro degli esteri tedesco, se si poteva fare qualcosa per evitare la guerra, e l'aveva chiamato dopo che gli era stato segnalato che alcuni aerei tedeschi erano entrati in territorio sovietico a fare un soprassedio, ecco, per controllare le strade, ed erano aerei che poi avrebbero dato il via all'invasione. Loro pensavano fossero aerei di ricognizione, lo chiamò per chiedergli se poteva ancora si poteva trovare, ecco, poteva proseguire l'accordo. E essenzialmente l'Unione Sovietica era per certi versi interessata a questa cosa, perché si riteneva che l'esercito sovietico non fosse ancora preparato per una eventuale guerra su larga scala con la Germania. Si riteneva che invece la Germania, che aveva di per sé le risorse dell'intero continente europeo, fosse un esercito molto più forte, e che il tempo era essenzialmente anche a favore dell'Unione Sovietica, quindi l'Unione Sovietica stava aumentando il proprio esercito, la Germania non poteva farlo più perché ormai aveva raggiunto la capacità operativa necessaria, e soprattutto i tedeschi allora temevano che l'Unione Sovietica avesse potuto ricattare la Germania, poiché la Germania, per sopravvivere, essendoci aveva in essere bisogno. Blocco, aveva bisogno delle risorse sovietiche. Si temeva che appunto questo avrebbe l'Unione Sovietica avrebbe potuto soffocare, volendo, cioè semplicemente tagliando le linee di rifornimento, l'economia tedesca, tant'è che alcuni in Germania si pensò che magari attaccando l'Unione Sovietica con un ultimo blitzkrieg, l'Unione Sovietica che comunque veniva ritenuta militarmente debole, poiché comunque c'era stata la purga degli alti ufficiali da parte di Stalin, poiché anche in Finlandia l'esercito sovietico non aveva dato una ottima prova di sé, e si riteneva che fosse debole e che più si sarebbe aspettato e peggio sarebbe stato per la Germania. Quindi era interesse dell'Unione Sovietica proseguire l'intesa con la Germania, tant'è che e la cosa tra l'altro era agli inglesi la cosa era chiara, poiché quando Londra perse l'alleato francese, cercò di tendere la mano all'Unione Sovietica per usare l'Unione Sovietica contro la Germania e instaurare un nuovo equilibrio di potenza, cioè una nuova divisione intercontinentale utile alla potenza marittima egemone, in questo caso l'Inghilterra, poi successivamente sarebbero stati gli Stati Uniti, che sono una sorta di Inghilterra moltiplicata all'ennesima potenza, sì. Quello che dice Haushofer in questo libro, che a mio avviso è molto interessante,
era che Haushofer invitò la classe dirigente tedesca a mettere da parte essenzialmente l'ideologia nazionalsocialista, quindi questa forte insistenza sul fattore razziale, per il quale magari bisognava cercare la pace con gli inglesi, che erano una razza di nordici conquistatori di impero, laddove invece i russi erano slavi, inferiori rispetto alla razza nordica, e attuare invece una prospettiva spaziale e macrocontinentale. Haushofer, che era essenzialmente anche lui un nazionalista tedesco, lui stesso vuole mettere da parte questo nazionalismo, organizzare un'Europa incentrata sulla Germania, perché comunque lui è un nazionalista, però facendo un'alleanza ideologica con le altre potenze filofasciste o fasciste, e spaziale con l'Unione Sovietica, la quale, nonostante non fosse fascista, si sarebbe potuto comunque accordare con lei e con il Giappone, questo è molto importante, cioè la potenza estremo orientale, per creare una nuova organizzazione dello spazio, un nuovo sistema mondo di tipo tellurocratico, cioè baricentrato sull'Eurasia, baricentrato sulle potenze eurasiatiche, quindi di tipo multipolare, perché ci sarebbe stato un insieme di potenze che si sarebbero in qualche modo equilibrate ed equivalso. Haushofer parla molto spesso delle panidee, cioè una Germania egemonizzata, un'Europa egemonizzata dalla Germania che si proietta in Africa, creando l'Eurafrica, una Russia, un'Unione Sovietica che si proietta anche lei verso Meridione, sganciando verso la Persia, sganciando l'India dall'impero britannico ed espandendosi anche lei in India e tutto, e il Giappone che, organizzando parte della Cina, organizzando le Filippine, ecco tutto l'area Indo-Pacifica, avrebbero creato tre panidee. La quarta panidea sarebbe stata quella dell'America, quindi gli Stati Uniti avrebbero sarebbe rimasto valido per loro la dottrina Monroe, ma creando questo controblocco rispetto al blocco marittimo, quindi questa organizzazione spaziale, a farne le spese sarebbe stato l'impero inglese marittimo, che sarebbe stato sconfitto, perché l'Inghilterra divenne chiaro che volle proseguire lo sforzo bellico contro la Germania, e l'unica speranza che aveva l'Inghilterra era che gli statunitensi sarebbero intervenuti contro la Germania per instaurare di nuovo un equilibrio di potenza in Germania, in Europa. Ed è curioso che proprio in questo frangente in cui Haushofer pubblica questo libro invitando la classe dirigente tedesca a mantenere in piedi il patto Molotov-Ribbentrop, a non fare cercare l'alleanza razziale, ma anzi cercare l'alleanza con le razze, come si chiamavano allora, gialle, quindi con la Cina, col Giappone, con la Turchia, con l'Iran, la Persia, l'India, che era dentro l'impero inglese, quindi favorire l'indipendenza indiana con loro e non con la razza bianca. In questo libro, anzi, Haushofer, ed è molto curioso se noi notiamo che questo testo è stato pubblicato nella Germania nazionalsocialista in piena guerra, e mentre probabilmente già si stava preparando l'operazione Barbarossa, magari non era ancora stata decisa, ma era lì in procinto di partire, in piena guerra con l'inglese, Haushofer parla pochissimo di razza, ed anzi dice che a noi tedeschi i nostri peggiori nemici sono quelli appartenenti alla nostra stessa razza, riferendosi agli inglesi. In prospettiva anche agli americani. È anche interessante, visto il periodo in cui è stato scritto, quindi tra il 38 e il 40, quasi nessuno conoscesse che era in atto una guerra tra l'Unione Sovietica e il Giappone. Ed è una delle ragioni per cui poi venne valutata erroneamente la capacità bellica sovietica, perché tante divisioni erano a est. Altra cosa, perché abbiamo detto... aggiungere, se posso, a riguardo, fu proprio l'intesa con la Germania, il patto Molotov-Ribbentrop, la divisione dell'Europa centro-orientale, che
curiosamente obbligò anche il Giappone a trovare un accordo con l'Unione Sovietica, sì. Poiché l'Unione Sovietica, avendo trovato un'intesa con la Germania, ebbe di colpo mano libera nell'Asia orientale, dove c'erano molti dissapori, anzi era appena stata finita la guerra contro il Giappone, ed anche il Giappone in quel momento si può notare che si avvicinò molto alle idee di Karl Haushofer, cioè quelle che stava proponendo delle panidee, decidendo: ok, io non mi dedico più contro l'Unione Sovietica, dirigo la mia politica di organizzazione dello spazio, eventualmente anche imperialista, eccetera, eccetera, nel Pacifico, nella Cina, e mi trovo un modo per sopravvivere, ecco, di organizzazione dello spazio, tollerabile anche all'Unione Sovietica. Sì, e tra l'altro raggiunsero un accordo con l'Unione Sovietica, anche probabilmente influenzati da idee simili, da una visione simile a quella di Haushofer, con quel patto di non aggressione, di fatto, che venne rispettato fino anche nella mia postazione, che venne infatti rispettato fino alla fine del conflitto da entrambi, proprio fino alla fine, perché poi proprio gli ultimi giorni, a cavallo della resa, l'Unione Sovietica occupò le isole Kurili, se ben mi ricordo, perché erano strategiche per creare nel mare di Okhotsk, se non sbaglio, un mare chiuso di fatto per loro, con l'occupazione delle isole. Rimase comunque una cosa che i giapponesi non digerirono. No, ecco, ci sono ancora dei dissapori. Sì, questo. molti infatti. Mentre la Cina era controllata dal Giappone perché il Manciukuo era sotto occupazione, il resto della Cina di fatto era poca cosa militarmente e anche politicamente, quindi il Giappone ebbe gioco facile a occuparne gran parte. Allora, noi abbiamo quindi una visione che si sviluppa a cavallo tra gli anni 30 e gli anni 40, che intravede nel futuro la via per una potenza crescente della forza continentale, di un'Europa che va quindi dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, un continente eurasiatico quindi, che possa avere ragione delle potenze marittime, in quel caso quindi l'impero britannico e gli Stati Uniti. Questa visione trova molti punti in comune, tra l'altro, con i giorni nostri, in pratica, perché abbiamo visto come la Germania, che è uscita dalla guerra, è cresciuta poi economicamente ma non militarmente, e un'unione dell'industria tedesca con l'estensione e le risorse russe era di fatto un problema sia per gli Stati Uniti che per la Gran Bretagna, che poi è infatti anche uscita dall'Unione Europea di fatto. Questo parallelismo tra le idee di Haushofer e la situazione attuale nell'Europa lo hai visto, immagino, anche tu. Sì, sì, è evidente. Io cito giusto un pezzo di questo libro di Haushofer. Sì. Quindi parla Haushofer. Proprio all'inizio, tutti si stupiranno nell'apprendere che prima di intravedere la pericolosa possibilità di un tale blocco continentale per il dominio mondiale anglosassone sono stati inglesi ed americani eminenti. Possibilità che potrebbero scaturire da un collegamento della Mitteleuropa, cioè l'Europa centrale, secondo la geopolitica tedesca. La Mitteleuropa con la potenza guida dell'Asia orientale attraverso la grande Eurasia. Eccetera, eccetera. Se tedeschi, russi e giapponesi si alleano, risuona il canto funebre di Homer Lea, il giorno fatidico degli anglosassoni. Homer Lea è stato un avventuriero americano, è stato il primo a intravedere questa possibilità. Quindi, anche secondo il punto di vista inglese e americano, il pericolo alla loro egemonia
si costituirebbe qualora ci fosse questa organizzazione spaziale, questa unione, diciamo, delle economie, questa intesa tra l'Europa, che, in cui la Germania è il cuore economico pulsante, ma anche sì, hai fatto bene l'esempio dell'essere un paese al centro delle grandi pianure con una serie di paesi intorno, che poi sono quelli che avevamo definito paesi frugali, no? Quindi sì, Olanda, Belgio, Danimarca, i paesi nordici. Sono tutti paesi piccoli, sì, rispetto alla Germania. Certo, infatti. La Germania, collegata alla Russia, quindi con un'enorme profondità territoriale, che è quella che manca alla Germania, risorse, che è quella che manca alla Germania, tant'è che si vede che la difficoltà di approvvigionarsi in questi giorni dalla Germania rischia di far saltare, cioè, all'aria tutta la sua industria, sì. Quindi collegamento con le risorse energetiche russe, e poi con l'altra potenza estremo orientale, che è essenzialmente il Giappone, o meglio, prima della Seconda Guerra Mondiale e durante si parlava del Giappone. Il Giappone, però, che non era il Giappone in quanto tale, era un Giappone che organizzava l'Asia orientale e in particolar modo la Cina. Quindi se noi al posto dell'Unione Sovietica ci mettiamo la Russia, che è come diciamo stato e come possibile funzione spaziale, può essere uguale, ecco, al di là del fattore ideologico esercita la medesima funzione. E al posto del Giappone adesso c'è la Cina, perché sarebbe stato un Giappone che organizzava la Cina in una catena di dominio, ovviamente a trazione giapponese, ma organizzando quelli che allora erano i 300 milioni di cinesi. Ecco, adesso c'è 1,5 miliardi di cinesi che invece di essere organizzati dai giapponesi si sono organizzati da sole. Uno degli autori che cita Haushofer, ne cito anch'io nel mio libro Talassocrazia, Mackinder, dice chiaramente se fossero i cinesi organizzati dai giapponesi allora si costituirebbe questo pericolo per il nostro impero. Adesso sono i cinesi che si sono organizzati da soli. Man, il padre della geopolitica americana, dice: se il nostro più grande vantaggio è una Cina arricchita dal commercio, il nostro infinitamente più grande pericolo è una Cina arricchita dal nostro commercio ma da noi incontrollata. Ecco che è la situazione. Sì. Quindi se noi al posto della Mitteleuropa ci mettiamo l'Unione Europea, esatto, quindi un blocco economico più o meno unito è rilevante dal punto di vista di organizzazione macrocontinentale, quindi che esuli anche dall'Europa, la Russia di Putin al posto dell'Unione Sovietica di Stalin e la Cina al posto del Giappone. Quindi si ripresenterebbe questo quello che gli stessi strateghi statunitensi e inglesi vedevano come la vera terna che avrebbe messo fine al loro impero marittimo, al loro impero transoceanico. Ed è questa ragione, a mio avviso, per la quale adesso noi in un frangente storico, in una congiuntura storica nella quale Cina e Russia, quindi due delle potenze, di queste tre potenze, hanno formato quella che de facto è un'alleanza in tutto fuorché nel nome. Sì, 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 molto, molto stretta. Il timore è che l'Europa a trazione tedesca, quindi l'Unione Europea, diciamo, al posto della Mitteleuropa di allora, si unisca a questa terna. Ed è qualcosa che di per sé la Germania tende a fare naturalmente, poiché il baricentro di potenza mondiale ormai è nell'estremo oriente. Le risorse di cui ha bisogno la Germania sono nella Siberia russa. Quindi c'è questa tendenza della Germania, dell'Europa, a proiettarsi, a unirsi a questa terna. Lo abbiamo visto per esempio con le collaborazioni che comunque si erano instaurate con la Russia, sia in materia energetica o anche con gli inviti alla Russia, che sono stati validi fino a poco tempo fa, di costruire insieme agli europei una nuova architettura di sicurezza che andasse da Lisbona a Vladivostok. Sì, adesso è la via della seta cinese che indubbiamente vuole raggiungere l'Europa. Quindi queste due potenze stanno cercando in qualche modo di sganciare l'Europa dalla tutela americana e di inserirla in questa terna. Guarda, hai usato una parola molto, molto attuale, perché proprio stamattina il presidente Putin ha detto che l'Europa tornerà ad essere indipendente dagli Stati Uniti.
tra le altre cose. È il fatto che anche il mese, tra 1 o 2 mesi dovrò pubblicare anche un altro libro, sempre per la stessa casa editrice, a questo riguardo, però incentrato sulla modernità. La strategia russo-cinese in questo momento, e anche quello della Russia, è più economica che militare. Consiste praticamente nel creare una grande regione geoeconomica, che i russi e i cinesi chiamano la Grande Eurasia, che si sottrae dalla sfera di influenza statunitense e la inserisce in una nuova regione a trazione congiunta sino-russa. La stessa cosa in Europa, cioè loro stanno cercando di sganciare l'Europa dal mondo atlantico o comunque di renderla più autonoma, tant'è che infatti ci sarebbe la possibilità che la stessa Europa sfrutti la Grande Eurasia per riacquisire una forte autonomia strategica, proprio perché il loro obiettivo è quello di sganciare l'Europa dalla tutela statunitense. Il timore, a mio avviso, di Stati Uniti in questo frangente è che qualora l'Europa ottenesse una autonomia strategica significativa, magari non completa ovviamente, quindi ci sarebbe comunque la NATO, che è un'alleanza egemonica statunitense. Militare. Ci sarebbe militare ed egemonica statunitense. Magari un'Europa comunque molto legata sempre all'economia statunitense, temono che qualora la rete atlantica si lasciasse troppo andare, diciamo, il pesce europeo salterebbe fuori troppo, e quindi gli Stati Uniti rimarrebbero comunque una grande potenza, ma assisteremmo al definitivo tramonto dell'unipolarismo statunitense, quindi la nascita del mondo multipolare. È questo che a mio avviso spiega per quale ragione anche la crisi ucraina, lo sganciamento dell'economia tedesca, italiana ed europea rispetto alla Grande Eurasia sino-russa. Quindi sanzione alla Russia, e la Russia non essendo stato in grado di far crollare la Russia, di farla perdere militarmente, si procede a sganciare, a sottrarre l'economia europea a quella Russia. Ciò ha portato la Germania a lavorarsi ancora più a fondo la Cina. Ne avevamo parlato anche noi, ne hai parlato molto anche te, della Confindustria tedesca che porta, sì, Scholz in Cina, perché appunto dall'altro ai due, cioè uno salta, vanno, allora andiamo direttamente dall'altro. E il timore quindi è la prospettiva è che si possa realizzare un nuovo blocco continentale, ecco, o comunque un qualcosa che ricalchi, e a mio avviso questo rinverdisce o comunque rende molto interessante questo testo di Aushoffer che ne avevamo parlato. E la guerra d'Oriente, che poi è stata la guerra più sanguinosa della Seconda Guerra Mondiale, scoppiò proprio perché fallì l'organizzazione dello spazio eurasiatico, perché comunque il presidente americano allora disse chiaramente, quando scoppiò la guerra, se vediamo che vincono i sovietici aiutiamo i tedeschi, se vediamo che vincono i tedeschi aiutiamo i sovietici, perché dovevano lasciarli dissanguare il più a lungo possibile. Ed anche quando questo blocco continentale si era formato, ci sono ormai degli studi solidissimi, anche tradotti in lingua italiana, che io cito anche nella mia postfazione di questo testo, e gli statunitensi, l'oligarchia statunitense, perché il popolo statunitense non voleva entrare in guerra, la classe dirigente statunitense decise di entrare in guerra contro la Germania e contro il Giappone proprio quando si affermò questo blocco continentale, poiché la creazione di un mondo che adesso chiameremmo multipolare, allora si diceva diviso in panidee o diviso in grandi spazi, avrebbe estromesso i capitali statunitensi, e la loro classe dirigente statunitense riteneva che loro invece, per poter sopravvivere, cioè l'economia americana per come si era strutturata, avesse bisogno di un mondo aperto, completamente aperto, cioè comunque dove i capitali statunitensi, sì, 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 le merci statunitensi potessero essere esportate anche in altre regioni del mondo, non solo in America. Questo si è visto benissimo quando è caduto poi il muro di Berlino,
che hanno imposto la globalizzazione, e così facendo, come hai detto giustamente tu, hanno ingrassato la Cina, perché poi dal trasportare i prodotti nel mondo all'andarlo a produrre dove pagano molto meno la manodopera è stato un attimo. Sì, perché creava immediati enormi guadagni alle industrie. Sì, e infatti la Cina si è arricchita molto velocemente. Ovviamente per trasferire le industrie hanno dovuto deindustrializzare. Infatti gli Stati Uniti si sono deindustrializzati, e per certi versi si può vedere anche la sorta quasi di mancanza di territorialità, o comunque pochezza territoriale, sia della classe dirigente dell'impero britannico che di quello americano, poiché quando fu per loro utile creare un'organizzazione del lavoro, cioè trasferendo le industrie o creando una classe media in Cina e facendo essenzialmente crollare quella americana, quella europea, appunto per promuovere questa globalizzazione, quindi questa grande uniformizzazione dei mercati, la cosiddetta americanizzazione del mondo, non si sono fatti molti problemi, che poi è anche la ragione, secondo alcuni, per la quale questa comune esperienza marittima, questa comune esperienza mercatistica tra inglesi e americani rese facile il passaggio di consegne da parte dell'Inghilterra del proprio impero marittimo agli Stati Uniti, perché praticamente glielo consegnarono, nonostante gli Stati Uniti, sia durante la prima guerra mondiale che durante la seconda guerra mondiale, combattere una guerra economica anche contro l'Inghilterra, poiché volevano che l'Inghilterra aprisse i mercati del proprio Commonwealth alle merci americane, e l'Inghilterra invece li teneva chiusi agli americani, poiché altrimenti l'economia della madrepatria ne sarebbe stata enormemente danneggiata, perché non era più competitiva rispetto all'industria americana. Cosa che è emersa tutta con le crisi degli anni 70-80, che hanno portato alla deindustrializzazione della Gran Bretagna, di fatto. Sì, prima è stata spogliata del proprio impero, insieme a tutti gli altri imperi europei, e successivamente sì, poi il liberalismo divenne neoliberalismo, poi col crollo dell'Unione Sovietica tutto il mondo divenne uniformato dal punto di vista economico. Quindi ad esempio le centrali di potere reali, quindi la commissione trilaterale, poi la banca mondiale, tutto, ebbero, misero le mani ovunque, per usare un'espressione non proprio carina, però per tutto il mondo divenne interdipendente, ecco, perché prima il blocco comunista era dal punto di vista geoeconomico quasi completamente staccato da quello capitalistico occidentale, tant'è che l'Unione Sovietica poté crollare senza quasi che il suo che ci fossero delle gravi ripercussioni nell'Europa occidentale, proprio perché era economicamente quasi completamente sganciata, laddove adesso invece se c'è una crisi ad esempio in Estremo Oriente la sentiamo anche noi, quando c'è stata la crisi delle tigri asiatiche negli anni 90 l'abbiamo sentita anche noi, proprio che adesso il mondo è diventato completamente interdipendente, così come la crisi dei mutui negli Stati Uniti si è ripercossa pesantemente sulle nostre economie, sia da noi in Europa che in Asia. Ecco, è interessante appunto quando hai fatto l'accenno dei legami che non sono delle alleanze che non sono militari ma economiche, mi è venuta proprio in mente l'immagine di Xi Jinping che abbiamo avuto in mezzo al nostro incontro scorso a questo, che è andato in Arabia Saudita e che ha stretto accordi storici con i paesi che erano alleati storici nel Medio Oriente, proprio degli Stati Uniti, addirittura sostituendo in gran parte il dollaro nelle transazioni. Quindi abbiamo un passaggio di alleanze da economico-militari ad almeno economiche nei confronti a favore della Cina rispetto a quelli che avevano prima con gli Stati Uniti.
Ed è importantissimo questo, tra l'altro anche i legami con l'Iran e la mezzaluna sciita, che quindi proiettano già tra il Mediterraneo e l'Oceano Pacifico l'influenza cinese abbondantemente presente, il continente africano, tutti legati via terra, tra l'altro. Sì, sì, la Cina, il problema per gli Stati Uniti non è infatti che la Cina, adesso che l'economia mondiale si era globalizzata completamente, cioè la globalizzazione appunto, quella che è iniziata negli anni 90. In questi 30 anni ci siamo globalizzati totalmente. Esatto, per gli Stati Uniti il problema della Cina non è che la Cina sia contro la globalizzazione, ma che contribuisca troppo alla globalizzazione. E il fatto che la Cina si è arricchita delle industrie classiche, ecco, dell'industria manifatturiera, perché è diventata la fabbrica del mondo, ha iniziato a digitalizzarsi, cioè a ottenere una leadership, una supremazia anche nell'ambito digitale, che era quello che volevano gli Stati Uniti tenere di per sé, a sé, e ha iniziato quindi a creare delle istituzioni finanziarie internazionali alternative parallele a quelle statunitensi, e anche dei corridoi di trasporto, quindi attraverso la via della seta, ad esempio, che costruisce delle infrastrutture, lega le economie dell'Eurasia, dell'Africa, ma anche dell'America Latina a sé, per il tramite di vie marittime e terrestri alternative, non sotto gestione della marina statunitense. Sì. E anche adesso l'Arabia che si lega sempre di più alla Cina, proprio perché la Cina, da un punto di vista geoeconomico, ha quasi già superato gli Stati Uniti. Non in tutto, però la tendenza è questa. Questo si traduce in una come i vasi concatenanti, in potenza geoeconomica che scende dagli Stati Uniti e confluisce sempre di più in Cina. Sì. E più questo succede, più anche i vecchi alleati statunitensi, cioè secondo la teoria economica, mano a mano che gli interessi economici cambiano, cambiano anche le fedeltà politiche. Ed è per questa ragione che lo storico alleato saudita si sta legando sempre più alla Cina, perché i suoi interessi economici vanno lì. E il problema è anche nei confronti degli europei, quindi perché gli americani si sono inalberati quando l'Italia ha firmato l'adesione alla nuova via della seta, quando la Germania e l'Unione Europea firmarono nel passaggio delle proprio casualmente, proprio mentre da Trump alla Casa Bianca arrivava Biden. Proprio perché temono che, sanno che dagli interessi economici seguiranno anche le fedeltà politiche. Quindi noi italiani, i tedeschi, Angela Merkel ha detto sì, noi firmiamo questi trattati economici, però politicamente rimaniamo fedeli all'Alleanza Atlantica. E appunto il timore statunitense è sì, per ora, poi mano a mano che vi legate diventerete fedeli politicamente. Anche, sì, fino al punto che poi, avendo talmente tanto tanti rapporti economici con un paese che è fuori dall'alleanza, a un certo punto qualcuno avrebbe detto: ma sì, che cosa serve l'Alleanza Atlantica se noi abbiamo così tanti rapporti con gli altri più che con questi? Ecco, quindi di fatto la NATO è una proiezione della potenza militare ed economica americana, attraverso le quali controlla i paesi a lei legati, e l'abbiamo visto bene recentemente. Avevano capito benissimo il gioco degli europei, che puntavano a legarsi economicamente a un'alleanza appunto eurasiatica. Che poi così si spiegano anche le sanzioni. Cioè che non possiamo ad esempio fare più affari con la Russia. Con la Cina è più difficile imporlo, ma perché la Cina ha un peso talmente grosso dal punto di vista geoeconomico che sarebbe in grado di farlo, cioè pesare a cara anche gli statunitensi qualora volessero farlo. Ed è anche per questa ragione che adesso stiamo
c'è la stessa inerzia dell'Unione Europea attualmente, si direbbe proprio che sia fatta per riallacciare l'Europa dal punto di vista economico agli Stati Uniti, e anche questo rilancio militare è fatto proprio per, a mio avviso, ma mi sembra ne parlavi anche te, legare l'impianto industriale europeo militare a quello statunitense, quindi sì, evitare che dal punto di vista geoeconomico l'Europa continui a confluire verso l'Asia. Sì, noi sappiamo bene che l'apparato militare statunitense è un colosso con un fatturato ciclopico e un indotto enorme all'interno degli Stati Uniti. Il fatto che loro stiano puntando a sostituire anche le industrie di armiere europee con la loro è un indice di quello che vogliono ottenere dall'Europa, e cioè il riallineamento dei loro conti, il ritornare a essere un paese esportatore più che importatore. E chi paga questa esportazione, loro lo stanno indicando chiaramente nell'Europa, cioè in noi. Sì, sì, siamo il peso del presunto isolamento di Mosca viene interamente messo sulle spalle degli europei. Perché sì, comunque gli Stati Uniti hanno continuato a comprare risorse russe senza neanche farsi troppi problemi. Ma tra l'altro poi sì, c'è un ulteriore livello di analisi, cioè... L'Unione Europea, ma in realtà anche prima la comunità economica dell'acciaio, è stata promossa dagli Stati Uniti proprio perché tutte e due creando una sorta di mercato comune o comunque di un'economia più o meno unificata in Europa, all'interno, cioè, quindi c'è la macroregione atlantica. All'interno di questa macroregione c'è l'Unione Europea, prima ancora dalla comunità economica del carbone e dell'acciaio ad ora, e poi c'è quella degli Stati Uniti. Gli Stati europei, cioè che fanno parte di questa Unione Europea, o anche quelle che prima abbiamo detto, trasferiscono parzialmente la loro sovranità in questa regione, la quale è legata a quella degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però non trasferiscono i loro poteri sovrani a un'entità sovranazionale, non come ci ad esempio neanche un'Unione Europea. Questo permette agli Stati Uniti, tramite l'Unione Europea, che è abitata da persone molto filoatlantiche, di far valere il peso statunitense in Europa dal punto di vista militare, cioè gli eserciti europei sono una di quelle poche cose che ancora non sono state trasferite all'Unione Europea, e quindi su cui gli Stati Uniti fanno fatica a far valere il loro peso, nonostante l'Alleanza Atlantica, essenzialmente perché i vari generali, i vari complessi militari industriali europei, cioè, ci tengono a proteggere i loro piccoli orti. Legando però tutta la catena di valore militare al complesso militare statunitense permetterebbe di obbligare praticamente anche questi piccoli orti a trasferire la loro sovranità o diventare meno sovrani, perché la trasferiscono all'interno di una organizzazione internazionale il cui obiettivo non è quello di creare un'Europa sovrana, quindi un'entità statale europea, cioè un esercito di un'Europa unificata, ma di mantenere la regione europea legata e subordinata al mondo atlantico sotto egemonia statunitense. Quindi, sì, sì. Ed è per questo, ne parlavi anche te, sì, la ragione per cui gli Stati Uniti spingono gli europei a legarsi ancora di più adesso, cioè a rilanciare le loro economie belliche legandosi all'impianto bellico statunitense. Per spiegare meglio agli ascoltatori, il gioco che stanno facendo gli statunitensi è quello di sfoltire e impoverire tutti quelli che sono i magazzini, depositi, dotazioni di armi occidentali, carri armati, di cui si parla tanto in questi giorni in particolar modo, sostituendoli poi con armamenti loro.
Non è tanto l'acquisto, ad esempio la vendita, perché chiaramente perché non danno solo 30 carri armati all'Ucraina? Non è che non ne abbiano, ne hanno migliaia da dare, però ne danno 30 perché l'Ucraina mica li paga d'altronde. Mentre se noi diamo i nostri e poi li sostituiamo con quelli americani, perché sicuramente verrà fuori il discorso che i carri armati che abbiamo non bastano e ci vuole ed è necessario e un imperativo rinforzare enormemente le nostre difese, quindi compreremo migliaia di carri armati e noi li pagheremo, ma non pagheremo solo i mezzi, ci saranno contratti pluriennali di forniture di pezzi di ricambio, di aggiornamenti tecnologici, di nuove produzioni, di nuovi studi che poi verranno fatti insieme magari agli Stati Uniti per produrre in comune, possibilmente da loro, come l'F-35, no, di fatto, che è stato imposto a tutti i mercati europei, e quindi loro si sostituiranno tutta una catena di produzione tecnologica alle nostre industrie. Tra l'altro le nostre industrie devono produrre con costi di energia molto superiori a quelli che ci sono in America, e quindi questo le mette addirittura fuori competitività a livello di costo di produzione rispetto a quelle americane. È una situazione, diciamo, molto difficile per noi, da cui gli Stati Uniti stanno traendo, come hai giustamente detto, molti benefici, mentre noi invece stiamo prendendo tutto quello che c'è di peggio che possiamo raggranellare su questa situazione. La visione, la modernità del pensiero di Haushofer è impressionante. Comunque io rimango allibito che nel 38-39 questo generale, lui aveva, cosa aveva combattuto nella prima guerra mondiale, era un generale di famiglia, nobile, cos'era? Sì, sì, no, era vabbè, un generale bavarese, sì, combatté come ufficiale nella prima guerra mondiale, poi a riposo, andò a riposo abbastanza presto perché lui vabbè, aveva anche problemi di salute. Ma avevano poi anche smantellato l'esercito, ricordiamo. Sì, lui, vabbè, da generale a riposo, vabbè, ottenne una cattedra, mi sembra a Monaco, e da lì fondò la rivista di geopolitica tedesca, e poi da lì è iniziato a pubblicare i suoi vari lavori, ecco, la geopolitik tedesca, che poi fu sepolta dalle macerie della seconda guerra mondiale, poiché la Germania fu distrutta, ecco, e si potrebbe dire che la classe dirigente tedesca di allora non riuscì a pensare per continenti, cioè non riuscì come voleva Haushofer, cioè sì. Attaccò l'Unione Sovietica, prevalse una visione piccolo spaziale e razziale sui possibili nemici e non. La scienza della sopravvivenza non si affermò in Germania e la Germania crollò. E comunque in realtà, cioè, se noi leggiamo anche i testi o anche i discorsi di Churchill, cioè, l'obiettivo dell'anglosfera fu poi quello di distruggere la Germania. Già prima della battaglia di Stalingrado Churchill disse chiaramente che l'Inghilterra doveva rendere la Germania grassa e impotente, quindi estirpare completamente all'interno della Germania quella vocazione per la potenza, o meglio quella vocazione all'organizzazione continentale che si era registrata dal 1871, cioè dalla fondazione del Reich di Bismarck, cioè di questo grande stato potente, militarizzato, con forte espansionismo economico, proprio in centro all'Europa. L'Europa, così facendo, divenne un campo di battaglia di potenze straniere, poiché fu divisa a metà tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ci fu un vero e proprio cioè l'Europa andò distrutta, non fu più il protagonista nella politica mondiale, pur con la potente economia fu un oggetto della politica altrui, e lo è ancora.
C'è la possibilità, sì, c'è stata la possibilità con il crollo dell'Unione Sovietica che l'Europa si ricentralizzasse grazie proprio alla Germania, cioè un nuovo processo di germanizzazione, che è effettivamente quello che, perlomeno dal punto di vista economico, si è registrato, e in seguito alla formazione di questa alleanza russo-cinese, nel momento in cui c'era un'Europa molto potente dal punto di vista economico e attrazione tedesca, si è visto il pericolo che si riformasse questa terna di potenze, che è quasi un assioma per la geopolitica anglo-statunitense. Bisogna evitare che si formi, bisogna evitare che la Germania si unisca all'Asia, alla Russia o all'Unione Sovietica, ed è probabilmente per questa ragione che noi abbiamo assistito all'espansione della NATO verso Oriente, quindi alla creazione di un diaframma divisore, di un cordone sanitario che divideva in due la Germania dalla Russia e dal resto dell'Asia. E adesso, in un momento in cui la Cina ha vinto, cioè vince la partita geoeconomica, poiché la nuova via della seta sta vincendo un po' a mani basse ovunque, gli Stati Uniti non riescono davvero a rilanciare la loro economia. Ma non perché devono reindustrializzare di fatto? Esatto. La Russia e la Cina, la loro intesa è molto solida, perché gli Stati Uniti, da quando è iniziata l'operazione militare bellica in Ucraina, hanno affermato diverse volte, hanno fatto diverse aperture alla Cina. Ad esempio il Powell, mi sembra, il capo dell'amministratore delegato della Federal Reserve, un mese dopo l'inizio di quella che i russi chiamarono operazione militare speciale, disse apertamente che gli Stati Uniti erano pronti ad accogliere una forte internazionalizzazione dello yuan, che è quello che la Cina sta cercando di fare. Cioè avrebbero dato una fetta cospicua di ciò che è il dollaro americano alla Cina, e il non detto, l'antifona era: però la Cina deve smettere di sostenere la Russia. Ecco, la Cina non ha accettato questa cosa, poiché è vero che avrebbe internazionalizzato la sua moneta, ma avrebbe perso l'alleato russo, ecco, che è quello che gli permette di proseguire con la nuova via della seta. Non riuscendo quindi a aver fatto saltare questa alleanza, adesso noi stiamo assistendo al far diventare l'Europa una zona di scaricamento delle tensioni internazionali. Lo abbiamo visto, e questa è un'espressione del generale tedesco Marco, proprio in Ucraina, parlando in Serbia col Kosovo, e quindi alla potenziale deindustrializzazione dell'Europa per evitare che l'economia europea si leghi all'Asia e nel frattempo reindustrializzare gli Stati Uniti. Marco, proprio parlando con te adesso di questi argomenti, che delle politiche statunitensi relativamente ai progetti di dominio economico in Europa, mi è venuto in mente che, non potendo assoggettare al momento la Cina, e non avendo ragione per via del sostegno anche cinese di altri paesi alla Russia, perché di fatto non c'è stato un blocco. Quando ieri, ad esempio, Biden parlava il mondo è un 25% di paesi che non appoggia, o di fatto comunque ha tolto il loro appoggio alla Russia. Il 75% del mondo non lo fa, di fatto, commercia tranquillamente. Gli Stati Uniti a questo punto, per riuscire a imporsi con, tra l'altro, il beneplacito, addirittura la gioia dei paesi europei come nuovamente assoggettati agli interessi economici statunitensi, avrebbero proprio bisogno di creare nei paesi europei una forte paura del vicino russo. E cioè, se la Russia sconfiggesse l'Ucraina, si creerebbe questo timore nei paesi europei, che li spingerebbe ad essere volontariamente nuovamente assoggettati a ricercare nel dominatore americano quella protezione e quelle forniture, quindi accettare di buon animo
tutte quelle imposizioni che riporterebbero nel giro di 10 anni una industrializzazione, perché un processo progressivo non si fa dall'oggi al domani, a una reindustrializzazione degli Stati Uniti e a un assoggettamento economico permanente invece dell'Europa. Tra l'altro ci stanno proponendo contratti pluriennali per la fornitura energetica, ci proporranno contratti pluriennali per le forniture militari. A questo punto anche un assoggettamento più esplicito si potrebbe evidenziare in caso ci fosse nuovamente il timore di un'invasione da est. E in questo caso una sconfitta militare ad opera della Russia potrebbe servire appunto alla bisogna. Sì, ma in realtà già durante la guerra fredda, poiché vabbè, l'Unione Sovietica ne uscì egemonica su un enorme spazio dalla Seconda Guerra Mondiale, e si potrebbe quasi dire, lo faccio quasi come una catturazione, ma che la Seconda Guerra Mondiale non è mai esistita, poiché in realtà fu un insieme di guerre le quali seguivano tra di loro una logica indipendente tra di esse. Quindi non fu una subito una coalizione contro Germania, o non fu una roba tra autoritarismi contro democrazie, eccetera, eccetera. Cioè, anche solo come le guerre furono combattute in Europa, cioè la guerra tra Francia e Germania, cioè dove la Germania rispettava i prigionieri tedeschi, ecco, non si è vista sul fronte orientale e viceversa. Quindi comunque l'Unione Sovietica ne uscì distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè ne uscì egemonica su un enorme spazio, all'apice della sua potenza spaziale, ma economicamente prostrata, dissanguata. E già allora in realtà negli Stati Uniti si dubitava che l'Unione Sovietica volesse o anche solo potesse invadere l'Europa occidentale, poiché era stata troppo prostrata, non avrebbe avuto la capacità, non avrebbe avuto sufficienti uomini, sufficienti risorse, eccetera, eccetera. Sì, dopo la è verissimo. Dopo la morte di Stalin nel 1953 fu ritenuto impossibile che l'Unione Sovietica avrebbe invaso mano militare l'Europa occidentale. Quello che fu sempre temuto e quello che gli statunitensi non riuscirono mai a trovare una soluzione era quello che si chiamava l'offensiva di pace sovietica, ovvero che Mosca avrebbe convincesse, per mezzi diplomatici ovviamente, gli europei occidentali che non avevano bisogno della tutela americana, proprio perché non le avrebbe invasi. E dopo la morte di Stalin fu ritenuta un'invasione sovietica dell'Europa occidentale impossibile. Gli stessi americani non riuscirono a giustificare, e quindi fu sempre paventato questo la possibile invasione per tenere assoggettati i paesi europei. Però tra le altre cose, gli americani lo ritenevano o difficile o pressoché impossibile. E da parte sovietica avevo letto appunto più di una volta che anche dall'osservazione, dalla lettura delle carte, apparì che l'Unione Sovietica non progettava l'invasione militare dell'Occidente, ma temeva invece l'invasione da parte della NATO. Sì, ma anche il patto di Varsavia fu fatto anni dopo la... Bravo, esattamente. Anni dopo la NATO. E anzi anche Molotov, il ministero degli esteri sovietico, disse ad esempio che il piano Marshall, quello con cui l'Europa occidentale fu ricostruita in una catena di valore e attrazione statunitense, avrebbe diviso in due l'Europa, poiché l'Unione Sovietica non sarebbe stata in grado, perché economicamente prostrata, a offrirne uno equivalente ai paesi che aveva assoggettato comunque sotto la sua tutela, e avrebbe impedito loro di farne parte, perché altrimenti si sarebbero legati alla catena di trazione statunitense. Quindi il piano Marshall ha legato l'Europa occidentale economicamente agli Stati Uniti. Poi l'alleanza atlantica, dal punto di vista militare, poi vabbè, c'è
stato il processo di americanizzazione, eccetera, eccetera, che ha legato l'Europa occidentale agli Stati Uniti dal punto di vista culturale, eccetera, eccetera. Però sì, il timore, ma in realtà anche l'Unione Sovietica fu estremamente statica durante la Guerra Fredda. Quello che si temeva era che o in Europa occidentale avessero vinto proprio per mezzo di strumenti democratici esecutivi comunisti, filosovietici o comunque neutralisti, o comunque che l'Unione Sovietica... E quello l'hanno risolto con altri metodi. Poi l'Unione Sovietica, oppure che l'Unione Sovietica la organizzasse economicamente, ad esempio prendendo controllo delle varie risorse petrolifiche del Medio e Vicino Oriente, così che avrebbe potuto legare sempre di più o delle ex colonie in Africa e via dicendo, gli europei, e quindi organizzare l'intero impero, cioè l'Europa più o meno sotto la tutela di Mosca, ecco. Fu sempre questo quello che fu temuto dagli Stati Uniti, non tanto un'invasione militare, fu anche in questo caso motivi economici, perché l'economia, poi dall'economia avrebbero fatto seguito le fedeltà politiche. Quindi da buoni venditori vendettero il pericolo sovietico dell'invasione sovietica, ma in realtà sapevano che non c'era questo pericolo. La differenza tra adesso e allora è che comunque allora erano gli Stati Uniti a essere coloro che trainavano l'economia globale, cioè era un'economia fiorente con una ricca classe media, sì. Dove invece l'Unione Sovietica erano, diciamo così, poveri, o comunque quelli economicamente più sofferenti. Ecco, poi, e la Cina non esisteva. Esatto. Adesso, e quindi poteva anche essere interesse economico europeo rimanere legata agli Stati Uniti. Comunque c'erano dei benefici economici, perché comunque c'era la crescita economica, eccetera, eccetera. Adesso non è più così. Gli Stati Uniti in questo momento non riescono a proporre un'alternativa, e anzi l'interesse è puramente economico sarebbe quello di accettare, dal punto di vista europeo, una maggiore dipendenza, cioè di mettere le uova in vari panieri, accettare una certa dipendenza nei confronti della Russia, della Cina, del Medio Oriente, quindi anche degli Stati Uniti, non di legarsi esclusivamente a uno di loro, in particolar modo in questo caso gli Stati Uniti, quali anzi per promuovere la loro politica mondiale si stanno appoggiando sull'economia europea. Uno, poiché vogliono evitare che si riformi questa terna, ecco, di cui avevamo parlato, e due, proprio perché si è invertito il discorso della guerra fredda. Se durante la guerra fredda, che fu fredda esclusivamente da un punto di vista eurocentrico, le guerre calde furono combattute in Estremo Oriente, tutto nel resto del mondo, esatto, in Africa, nella parte più povera, adesso invece l'Europa diventa la parte povera, poiché il baricentro di potenza mondiale adesso è nel Pacifico: Cina, Giappone, India e Stati Uniti. E l'Europa si era già eclissata politicamente con la seconda guerra mondiale, sì. Sembrava dovesse recuperare qualcosa, politicamente non c'è riuscita, e adesso rischia anche l'eclissi economica, e questo rende l'Europa, anche usando di nuovo l'espressione dello stesso generale tedesco, una zona di scaricamento delle tensioni internazionali, cioè dove le guerre calde verranno combattute qua. L'abbiamo visto, vabbè, in Ucraina è palese, l'abbiamo visto nella possibilità che scoppiasse un conflitto tra Serbia e Kosovo, possibilità di un'escalation, il Mediterraneo stesso, perché comunque c'è la flotta russa, cioè la flotta cinese che viene invitata dai russi nel Mediterraneo e nel Baltico, perché la Cina dice: se voi europei venite nel Mar Cinese meridionale, sì, allora io vengo, esatto, da voi. E la Russia è contenta di invitarla qua. Ricordiamo che il programma navale cinese è il più ambizioso attualmente al mondo. C'è una cosa che hai detto prima e che volevo chiederti se ho ben capito. Hai detto che la Germania si era liberata delle sciabole britanniche in Europa. Sì, le spade nel continente venivano chiamate così dai tedeschi. E sarebbero i polacchi?
sono quelle potenze dal punto di vista tedesco nominalmente sovrane, praticamente no, legate alla tutela di una potenza extracontinentale. E tramite quelle la potenza extracontinentale, Inghilterra, riesce a far valere la propria influenza o il proprio peso nel continente. Quindi durante o appena prima della Seconda Guerra Mondiale, Francia ad esempio, che comunque era uno stato relativamente molto indipendente, poi c'era Polonia, quindi tutta quella catena di stati che vanno dal Baltico al Mar Nero. E che già dopo la prima guerra mondiale, Mackinder, il cosiddetto padre della geopolitica, quello che ha scritto il famoso Perno geografico della storia, argomentò per favorire l'indipendenza di questi stati, che comunque anche loro erano mossi da sentimento di emancipazione, anche legittima, ecco, non lo sto giudicando, però legarli alla propria tutela inglese. Dopo la Guerra Fredda, quando tutti questi stati riottennero l'indipendenza dall'Unione Sovietica, perché dopo la Prima Guerra Mondiale si formarono con il crollo degli imperi continentali europei, quindi parzialmente russo, parzialmente tedesco e completamente ottomano e austro-ungarico. Vennero legati alla Francia, all'Inghilterra e così. Dopo la Guerra Fredda, Polonia, Baltici, Ungheria, Repubblica Ceca, riottengono la loro indipendenza, vengono legati alla potenza extracontinentale, quindi Stati Uniti, Inghilterra, sì, che ci piazzano e l'Ucraina anche. Esatto, e sono viste da un punto di vista germanocentrico o comunque continentalista come quello di Aushofer come delle spade nel continente, cioè sono quelle tramite cui gli Stati Uniti, l'Inghilterra riescono a colpire la potenza continentale, quindi Germania, Russia, eccetera, eccetera. E qui capiamo benissimo una cosa. Capiamo subito una cosa: come mai non è più stato tradotto e pubblicato? Può essere. Perché questa strategia si è riproposta pari pari con la caduta dell'Unione Sovietica dopo gli imperi centrali e con la nascita e l'espansione a est dell'Unione Europea, creando all'interno dell'Unione Europea quella serie di paesi che formalmente erano indipendenti ma politicamente erano di fatto asserviti ad altre potenze esterne, anche hanno interferito anche nella stessa creazione e processo creativo dell'Unione Europea, facendone quello che è divenuta oggi. Aushofer in questo testo dice che già le cose erano così, o comunque che già gli anglosassoni temevano questa terna di potenza, comunque questo tipo di organizzazione già dal 1850, cioè quando iniziarono loro a notare che una possibile unione di tedeschi, russi, e questa fu tra l'altro una delle ragioni per le quali già prima della fine della Prima Guerra Mondiale si pensava di fare una pulizia etnica dai tedeschi e dall'Europa centro-orientale, quella che poi fu fatta con la Seconda Guerra Mondiale, perché l'Unione Sovietica fece una pulizia etnica dai tedeschi, ma la cosa andava bene anche agli anglo-statunitensi, poiché la forte presenza tedesca si fece spostare nel... Si spostò, e tra l'altro è curioso anche la Polonia che afferma che la Germania gli debba dare... i danni di guerra, esatto. Ecco, però la Polonia adesso è così grande, la Germania è più piccola del solito, proprio perché dopo la Seconda Guerra Mondiale a freddo, quindi anni dopo fu fatto uno, due e anche tre anni dopo fu fatta la pulizia etnica dei tedeschi da quel luogo. Fu distrutta la Prussia, che era il nucleo del cuore bismarchiano, e fu spostata la Polonia verso occidente, quindi alla Polonia fu ingrandita la Polonia, gli venne dato del territorio che era stato per un sacco di tempo tedesco, e adesso la Polonia è così grande proprio perché l'Unione Sovietica diede alla Polonia
del territorio tedesco. Ed è curioso notare adesso che la Polonia, ecco, dice voi ci dovete i danni da guerra, però non dice noi allora però vi diamo il tuo territorio che vi abbiamo portato via. Lo dico un po'. Non dico per polemica, però ecco, giusto per far notare quanto la storia è complessa. E... ma è giusto per ricattare, è giusto un sistema per ricattare la Germania di fatto. Esatto, perché la crisi ucraina, cioè il problema non è l'Ucraina di per sé, è una questa terna e in Europa è la Germania, cioè è fatta per... perché nonostante la Germania sia stata rimpicciolita, nonostante la Germania sia stata resa grassa e impotente, quindi non ha più quella volontà di potenza della Germania bismarchiana o persino del Terzo Reich, non è persa completamente quella estraneità centroeuropea, quella che Haushofer chiamava la Mitteleuropa, ma c'è anche il Nord Italia, anche sul se vogliamo, non nella Mitteleuropa ma come valori sì, quella estraneità ai valori anglosassoni, ecco, li chiamava, cioè all'ultraindividualismo, eccetera, eccetera. Ecco, c'è molta diversità valoriale e soprattutto la Germania non ha perso la sua vocazione verso l'Oriente, e qualora il baricentro tedesco, Germania sempre intesa come cuore dell'Europa, si spostasse verso Oriente e non solo dal punto di vista economico, si avvererebbe quello che Haushofer direbbe il giorno del giudizio di Omerlea, cioè la fine dell'impero anglo-statunitense, quello che per alcuni mesi durante la Seconda Guerra Mondiale avvenne. Ci fu prima che crollò il fronte orientale, che ci fu tutta guerra. E adesso sembra che si stia riproponendo, ed è proprio per colpire la Germania probabilmente che noi adesso stiamo assistendo alla disaccoppiamento, allo sganciamento dell'economia tedesca da quella asiatica e al suo reinserimento nella catena di valore americano-centrica. Ecco. Guarda, allora, noi grazie al tuo approfondimento preziosissimo abbiamo sicuramente centrato quella che è questa strategia statunitense che va a colpire proprio tutto l'impianto teorico teorizzato da Karl Haushofer nel suo libro, che tra l'altro è di una modernità impressionante questo pensiero, perché coglie anche quello che era tutta l'azione politica della Merkel, tra le altre cose, che appunto cercava di legare indissolubilmente i destini economici della Germania industrializzata a quelli delle materie prime di fatto e dell'industria cinese e russa. E poi vediamo anche come la creazione di un pericolo imminente, incombente sull'Europa venga usato come strategia psicologica per far sì che i paesi europei siano volontariamente si assoggettino volontariamente a un dominio, a un nuovo dominio statunitense. Però in tutto questo ancora io ho un punto che non è economico, è un interrogativo: perché c'è tutta questa enorme scuola di pensiero che ci instilla l'idea che non ci sia in realtà il pericolo di un conflitto atomico, no? Ancora ieri sera Mieli in TV diceva che in realtà la Russia non userà mai il suo potenziale atomico e quindi questo non è un reale problema, e chi lo dice fa il gioco della Russia. Ecco, io non riesco a comprendere come sia nata, e non so se ti sei fatto anche tu questa domanda, come sia nata una scuola di pensiero talmente folle in Occidente, perché anche il giornalista Spannaus mi ha ricordato e mi ha fatto presente che la maggioranza dell'amministrazione Biden è proprio convinta di questo. Beh, l'amministrazione Biden adesso è una domanda difficile, fuori tema, che ti faccio, però è l'unico punto che ancora io non riesco a trovare ancora una risposta logica a questo tipo di pensiero, che per me rimane ancora un punto interrogativo che
E quindi se non trovo una ragione logica penso alla follia. Probabilmente è dovuto al fatto che nel governo Biden c'è adesso è popolato da gente che sembra quasi nutrire un odio, cioè, quasi religioso nei confronti della Russia. Tant'è che se noi ad esempio vediamo quello che vabbè, l'Ucraina, che, dove l'influenza statunitense è di questa gente è evidente, cioè, con cui attacca ogni cosa che può essere associata alla Russia, ma anche da noi, quindi dall'ortodossia religiosa agli autori russi, Dostoevskij, sì. Eccetera, eccetera, cioè proprio fatto questo evidente odio atavico, probabilmente non dovuto al fatto che questa classe dirigente ritenga che sia impossibile, è probabilmente dovuto al fatto che si stanno accorgendo che diciamo così, il potere gli sta scivolando dalle mani, cioè la Russia magari si è rivelato un osso duro da masticare, vedono che non sono riusciti a colonizzare la Cina nel modo in cui volevano, vedono che non sono riusciti a sganciare il duo sino-russo e vedono che anche nell'Europa, nonostante l'apparenza, ci possano essere, in particolar modo in Germania, delle forti reticenze sul legarsi così completamente agli Stati Uniti. Noi, ad esempio, abbiamo sentito alcuni ammiragli, generali tedeschi, magari a riposo, ma non solo, che dicevano chiaramente vabbè, ma comunque Putin vuole solo rispetto, dovremmo darglielo, la Crimea ormai è russa, e cioè, sì, era un ammiraglio in servizio, adesso a riposo, è vero, me lo ricordo, me lo ricordo. Anche alcuni generali a riposo hanno detto qualcosa riguardo. La Confindustria tedesca ha portato Scholz in Cina, quindi anche l'Europa non è così cioè, la loro presa può sfuggire anche qua. Ho capito. Come rischiano di sfuggire, allora accarezzano quest'idea, cioè se noi rimaniamo una grande potenza, ma non la grande potenza, non vuoi che l'unica carta che possiamo giocare è che la Russia, dopo tutto, non sia disposta a usare l'armamento atomico. Quindi loro accarezzano questa possibilità, perché probabilmente stanno, tra virgolette, non dico impazzendo, però non sono più sicuro. Ho capito. Allora è uno strumento, diventa questa filosofia folle uno strumento atto a spingere all'azione, quindi a rimuovere la paura per fare agire. Sì, ma poi tieni conto che questa classe dirigente ha molto di per sé l'idea di vulnerabilità, cioè il fatto che gli Stati Uniti sono un paese invulnerabile ma insicuro, cioè che è inattaccabile se non appunto tramite un attacco atomico, e le guerre le fanno in casa degli altri proprio perché sono un'isola che si proietta. Un generale americano, avevo letto che con soli 66 miliardi hanno fatto combattere l'Ucraina al posto degli Stati Uniti contro la Russia. Quindi, esatto, guadagnandone 4.000 tra le altre cose. Quindi c'è questa idea di vulnerabilità, cioè se c'è il conflitto nucleare potrebbe essere l'unica carta che ci rimane, quindi magari riusciamo a tenerlo contenuto in una zona che non è la nostra, perché noi siamo di ecco, qua. Ecco, e questa è l'altra filosofia che giudico folle, esatto. I giornalisti che ti accusano di fare il gioco della Russia perché non vuoi finire, cioè lì fanno parlare e pagano per parlare chi è pronto a modellare l'opinione pubblica, ma anche sì, diciamo di così ipotizziamo quindi che qualcuno sia pagato per dire queste cose. Gli stessi giornali, se ricordo bene, avevo seguito un seminario qualche mesetto fa, sono nati in Inghilterra, mi sembra nel 1700, i classici quotidiani, quando la menzogna dovette diventare quotidiana
e sistemica. Quindi c'è i giornali stessi, non, la loro funzione per la quale sono nati non è stata quella di fare informazione, ma quella di modellare l'opinione pubblica, che appunto si chiama opinione perché non è vera. Cioè tu hai la tua, tu hai la mia, io te la modello grazie alla mia fabbrica dell'informazione. E sì, allo stesso modo quindi gli strumenti di informazione classici, diciamo così, è evidente che inizino a modellare l'opinione pubblica per vedere se riescono a modellarla in un modo o per prepararla a qualcosa. Ecco, questo per rispondere alla domanda perché dicono qualcosa o da dove viene, sì, questo sì, senso di ma magari non la usano. L'accenno all'ulteriore scuola di pensiero che hai fatto, che è molto importante, riguarda un'altra corrente di pensiero più militare che tende a ipotizzare il contenimento di un conflitto nucleare su scala ridotta e localizzato possibilmente in Europa, ecco. Sì. Questa è un'altra scuola di pensiero nell'ambito militare americano che ha preso piede negli ultimi anni e che mi preoccupa ancora di più, forse, che non la rimozione della paura del nucleare dall'opinione pubblica, come dici tu. Sì, ma perché già in queste scuole dicono con questi ordigni tattici nucleari è possibile, cioè, contenere, ne morirebbero solo 30 milioni, cioè, come dire, solo 30 milioni. Sì, è fattibile. Qui siamo, milioni, questo è solo 30 milioni. È il dottor Stranamore, veramente. Sì, c'erano alcune analisi, non mi ricordo più dell'autore di questo, era una donna, non mi ricordo il nome. Studiosi di relazioni internazionali erano andati a vedere i siti di stoccaggio delle armi nucleari, gli scienziati accarezzavano le loro bombe dicendo questo ci permette di contenere la roba, cioè solo 30 milioni, e lo dicevano come se fosse poco 30 milioni, e non probabilmente perché è talmente grave la cosa che effettivamente 30 milioni sono pochi. Poi lì c'è da dire il problema è che chi è nei 30? Noi, indubbiamente, ma poi ci sarebbe anche le conseguenze dal punto di vista dell'economia mondiale, che ormai è globalizzata, quindi ci sarebbero ripercussioni, e soprattutto si pensa che anche un conflitto, cioè, nucleare localizzato, prima o poi si localizza anche da qualche altra parte. Sì, esatto, e diventa impossibile il contenimento. Potrebbero dire le basi sono aperte. Io sono assolutamente certo che se qualcuno volesse dare inizio a un conflitto nucleare localizzato, entro brevissimo tempo perderebbe il controllo e il conflitto si generalizzerebbe. Il mio timore è che qualcuno invece sia convinto del contrario, e per me è un altro atto di follia che non riesco a comprendere. È una possibilità, cioè una eventualità che cioè, come dire, tutte le opzioni sono sul banco. Se non ne hanno altra, potrebbero dire ma abbiamo questa, cioè, o perdiamo o usiamo questa. È quello che mi terrorizza. Vogliamo rimanere unipolari, esatto. Se riuscissimo a mantenerlo localizzato riusciremmo. Magari. Riusciremmo, esatto. Cioè, esatto. La rischiamo, non la rischiamo. Marco, io questo libro lo ordino perché mi sembra estremamente interessante, un approfondimento molto interessante, tra l'altro la tua analisi sulla situazione, i parallelismi tra quanto aveva detto il buon Carl e quella che è la situazione odierna. Abbiamo visto anche come la storia si ripete, e il fatto che molte, soprattutto la nostra classe dirigente attuale, non la conosca, gli impedisce di capire forse in che giochi si sta infilando. D'altronde noi abbiamo... ieri hai visto per caso la conferenza stampa di Biden? No, non hai fatto in tempo. No, perché io ho scoperto che noi abbiamo il premier Maloney. Ah, no, l'ho sentita perché l'ho vista nel tuo video. Sì. Il premier Malone se l'era un po' dimenticata, poi l'ha detto. Sì, 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 un po' ha fatto un mix tra un giocatore di basket,
Moses Malone, vabbè, ok, è andata via, è andata anche per lui questa prova, ricordarsi un nome e come si pronuncia. D'accordo. Marco, io ti ringrazio, ti ringrazio innanzitutto per aver accolto l'invito e averci dato questa lezione splendida di geopolitica, su una teoria scritta decenni fa che ha avuto tante ripercussioni e più volte è stata letta in maniera identica nel corso dei decenni e riproposta, perché nella naturalità delle cose gli interessi della Germania, come abbiamo detto anche spiegato bene nella precedente puntata, portano inevitabilmente verso est. Benissimo, io ti ringrazio e spero poi ci siano altre occasioni, quando vorrai noi siamo a disposizione attraverso canale, oppure ti chiamerò io per un ulteriore scambio di idee e impressioni. Spero che questa iniziativa piaccia molto ai nostri ascoltatori, che la condividano in modo che si diffonda maggiormente. Grazie Marco e alla prossima. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.